mettersi in piedi, fate un applauso e accogliamo il servo di Dio. Benedizione, alleluia. Che bello essere qui di nuovo. Amen. È un onore poter tornare ad essere insieme a te, pastore, insieme a tutti. Grazie. Adesso possiamo fare il più bel applauso però per chi merita davvero. Non potremo mai esprimere esultanza, gioia e passione sufficienti per lodare, per esaltare chi Gesù è e ciò che Lui ha fatto per noi, è vero o no? Come diceva il pastore Franco, in questo weekend cercheremo, nell'ambito del possibile, di quello che consentono due incontri, sviluppare l'argomento che mi è stato richiesto, che riguarda la liberazione. Questa sera faremo un fondamento scritturale che è fondamentale per inquadrare questo argomento. Domattina faremo una parte molto più pratica degli ambiti in cui agiscono i demoni e come muoversi nella liberazione. Dopodiché ci sarà un tempo di ministrazione, ma siccome io so che alcuni di voi non possono venire, un tempo di ministrazione lo faremo anche stasera. Però lo faremo in maniera generale, anche perché vengo da un periodo dove di chilometri ne ho fatti veramente tanti, 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 e insieme alla scuola e a tutto le mie forze a volte, sapete, devono essere anche dosate. Però avremo lo stesso un tempo di ministrazione stasera, amen, perché so che alcuni magari domani non possono tornare e credo sia giusto passare. Tra l'altro ho ricevuto una parola di conoscenza mentre c'era il tempo di lode, ma la darò dopo, ok? La teniamo come le caramelline con i bambini. Prima passiamo al pane della parola, siete d'accordo o no? Dico solo due parole. Io ho iniziato a muovermi nell'ambito della liberazione intorno alla metà degli anni 90 ed era l'unico ambito in cui avrei chiesto al Signore per favore di non farmi entrare, perché quando sono stato salvato non avevo tutto questo coraggio, a parte il fatto che ero un ragazzo di poco più di 20 anni, avevo 21 anni e ero terrorizzato letteralmente da tutto ciò che si muoveva intorno alla guarigione. Ma quando il nostro papà si mette in testa una cosa, quella è. E quindi ho avuto la grazia, veramente il regalo, di potermi muovere, soprattutto negli anni 90, accanto a persone, alcuni di loro non ci sono più oggi, sono col Signore, da cui ho ricevuto veramente tanto in quest'ambito. E il poterlo condividere è per me un privilegio e un onore. Amen. Amen. Noi partiremo questa sera da un fondamento scritturale per inquadrare bene l'ambito della liberazione, soprattutto in rapporto con la grazia di Dio e con il Vangelo, perché vedete, se noi facessimo soltanto la parte di domattina, che magari può essere quella anche apparentemente più interessante, non riusciremo ad inquadrare bene il problema, che si può soltanto alla luce della parola di Dio evidenziare. Chi è quello che la Bibbia definisce l'avversario? Qual è l'ambito in cui si muove? Non solo come essere liberati, ma come rimanere protetti e come non cadere nelle sue trame. Se è vero come è vero, che Paolo dice noi non ignoriamo, alla lettera, nella seconda lettera ai Corinzi, mi pare sia, le sue macchinazioni, è vero o no? E quindi vedremo come proteggerci e non solo come essere liberati, ma come restare liberi. Amen. Amen. Colui che il figlio fa libero è libero davvero. Amen. Allora, se riusciamo ad andare alle slide, vedremo in questa prima sessione l'inganno del principe delle potenze dell'aria. Domattina faremo uno studio sulla demonologia e sulla liberazione. Ok, andiamo al primo passo, che si trova nel libro della Genesi, dove c'è una particolarità. Io amo la scrittura perché la scrittura dice alcune cose esplicite e altre cose te le fa vedere per rivelazione. Il primo capitolo, che è il capitolo della creazione, contiene qualcosa di particolare.
Dal verso 3 è scritto che la prima cosa che il Signore disse il primo giorno è: sia la luce. Questa luce non è la luce del sole, non è la luce della luna, non è la luce delle stelle, semplicemente perché gli astri non sono ancora stati creati. Questa luce è la luce di Cristo, è la luce della rivelazione di Cristo. Infatti Paolo cita questo passo di Genesi quando dice: il Dio che disse sia la luce è quello che ha fatto brillare la luce di Cristo, la luce del volto di Cristo su di noi. E attenti, per 7 giorni, per i 7 giorni della creazione, ogni volta che un giorno di creazione si conclude con queste parole da parte del Signore: Dio vide che era cosa buona, fin quando lui ha creato l'uomo e ha dichiarato è cosa molto buona. È vero o no? Guardate però che cosa accade qualche verso più tardi. E Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Dio disse, vedete, dice che la luce era buona. Amen. Questo è il primo giorno, guardate il secondo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. C'erano acque al di sopra dell'atmosfera che in parte sono cadute sulla terra durante il diluvio. Una parte delle acque del diluvio è venuta da sottoterra, una parte è venuta dalle acque che erano al di sopra del firmamento. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa, e così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Attenti qui. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. È l'unico dei 7 giorni in cui Dio non ha dichiarato era cosa buona. Amen. E non perché Mosè, che è l'autore di Genesi, si sia dimenticato di questo, ma c'è un motivo per cui il Signore non ha dichiarato cosa buona il cielo, cioè l'atmosfera. E la risposta è nel libro degli Efesini, nella lettera degli Efesini, al capitolo 2, verso 2. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria. Il termine aria in greco qui è aer, e aer indica l'atmosfera. E questo è il motivo per cui Dio non ha dichiarato cosa buona l'atmosfera, perché già nell'atmosfera si muovevano i principati di colui che era caduto nell'eternità. Amen? Di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Adesso inizieremo un percorso per cercare di comprendere chi è questo spirito e qual è la sua funzione principale. Successivo. Genesi 2, 27-28. Quando il Signore creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta. State attenti a questa parola, dominate. Ripeti con me questo termine. Dominate. Qualcuno traduce: abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Perché ho sottolineato questa parola? Perché ogni parola che esce dalla bocca di Dio determina una realtà. E dal momento, attenti, perché questo vi aiuterà a comprendere alcune cose che sono domande che anche i credenti si fanno. Dal momento in cui il Signore ha pronunciato sull'uomo e sulla donna questa parola dominate, egli ha delegato il dominio e l'autorità sul pianeta Terra al suo ambasciatore terrestre, che è l'uomo. Attenti, da questo momento in poi Dio non può più intervenire direttamente nel creato. Guardate che questo è fondamentale. Quante volte ci chiediamo perché il Signore non ha steso la mano su Auschwitz? Perché il Signore non ha fermato quell'incidente in cui i bambini sono morti? Perché Dio non può farlo. Perché se lui lo facesse, verrebbe meno alla sua parola. Perché? Perché è scritto: i cieli sono i cieli del Signore, ma la terra egli l'ha data. Quando? Quando ha dichiarato dominate. Egli ha preso il governo e l'ha trasferito all'uomo. Ascoltate, quando l'uomo ha peccato, il dominio, non il possesso della terra, ma questo governo è stato dato al principe delle potenze dell'aria.
Ecco perché in Isaia capitolo 9 è scritto che quando il Messia sarebbe tornato, il dominio avrebbe riposato sulle sue spalle, perché Gesù è ritornato sulla terra a riportare questo dominio e a ridarlo di nuovo all'uomo, quando ha detto: ogni autorità in cielo e in terra mi è stata data, perciò andate, e di nuovo il governo viene ripassato a voi. Amen. Vedete, è fondamentale conoscere questo, perché sapere questo ci toglie tante ombre sul nostro papà. Signore, perché non sei intervenuto? Tutto ciò che il Signore oggi può fare, lo può fare attraverso il suo spirito nel ministero dei credenti. Perché l'uomo era stato creato come il ponte tra la terra e il cielo. Perché come Dio ha uno spirito, amen, e perciò può essere il contatto tra il cielo e la terra. Mi state seguendo? Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Da questo momento il Signore ha fatto un passo indietro. E ve lo faccio vedere nel libro di Isaia, capitolo 45, verso 23. Per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia. Ehi, non di condanna, non di giudizio, ma una parola di... La parola di Dio rivela sempre la giustizia di Dio. Una parola irrevocabile. Quando Dio parla, la sua parola diventa legge. Lui non può tornare indietro perché l'uomo ha peccato, da quel abbia dominio. Mi state seguendo? Se Dio lo facesse, ascoltate, darebbe un diritto all'avversario di dimostrare che il governo e il trono di Dio non è legittimo. Perché la Bibbia dice che il trono del re si regge sulla giustizia. Perciò il Signore non può, non è che non vuole, lui non può intervenire direttamente. Perché ciò che accade sulla terra è stato delegato all'uomo, ma il Signore rimane sotto mentite e spoglie in mezzo al popolo di Dio per aiutarlo a uscire da situazioni in cui lui si è voluto mettere, in cui l'uomo si è voluto mettere. Amen? Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua mi presterà giuramento. Allora, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che dal momento in cui il Signore ha delegato l'autorità, il dominio all'uomo, egli non può più intervenire direttamente violando la libertà dell'uomo. Per questo motivo non ha potuto fermare la mano dell'uomo e della donna che andavano a prendere il frutto dell'albero sbagliato. Mi state seguendo? Perché se l'avesse fatto, avrebbe violato la parola che lui aveva dato. E la soluzione di questo è stata la croce e la risurrezione di Gesù. Ma lo vedremo. Andiamo avanti. Ok, adesso iniziamo a guardare da vicino chi è questo avversario. Nel libro di Giobbe, capitolo 1, verso 7 e 11, è scritto che un giorno i figli di Dio, che non sono ovviamente i salvati, perché qui siamo ancora lontani dalla venuta di Cristo, ma sono gli angeli, vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Guardate questo. Non esiste un confine così gigantesco tra la luce e le tenebre. Spesso dove c'è l'opera di Dio è lì dove il diavolo si insinua. Amen? Noi vediamo spesso in una visione che è più manichea che cristiana il bene e il male come due elementi in antitesi tra loro. Vedete che qui il diavolo si presenta in mezzo agli angeli davanti al trono di Dio. E il Signore disse a Satana: da dove vieni? State attenti alla risposta del diavolo. Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Ora, non è che il diavolo ami andare a fare dei picnic o dei viaggi, delle scampagnate. Che cosa è questo percorrere la terra e passeggiare per essa? Adesso lo vedremo, ma cominciamo intanto ad anticiparlo. Egli continuamente si muove in mezzo agli uomini per trovare un motivo per poterli accusare. Amen? È continuamente in cerca di qualcuno su cui poter mettere il dito ed accusarlo. Amen? Vai avanti. E questo lo vediamo molto bene in Zaccaria capitolo 3 verso 1-5, ma prima di leggere questo voglio spiegarvi meglio questo concetto. Il capitolo 28, non ho messo il passo per andare un po' più spedito, del libro di Ezechiele ci dice che il diavolo prima della sua caduta era un cherubino protettore.
I cherubini sono angeli protettori, mentre i serafini sono angeli che dichiarano la gloria di Dio. La funzione del cherubino è quella di proteggere. Infatti, quando l'uomo pecca, due cherubini vengono messi a guardia dell'albero della vita. Vi ricordate? Sopra l'arca del patto sono rappresentati due cherubini con le ali distese per proteggere l'arca. La funzione dei cherubini è proteggere la giustizia di Dio. Amen? Nella Bibbia sono sempre rappresentati due cherubini. Due cherubini a oriente di Eden, due cherubini sull'arca. Il terzo cherubino, spesso nella Bibbia il numero 3 è un numero ricorrente, è colui che è caduto. Ma state attenti. Nonostante Satana sia caduto, egli vuole ancora essere colui che si arroga il diritto di custodire la giustizia di Dio. Guardate che questo è un punto fondamentale, perché se capite questo, capite pienamente il Vangelo. Ed ecco perché percorre la terra per vedere dove la giustizia di Dio viene trasgredita. Ma state attenti, quale giustizia? La giustizia che deriva dall'ubbidienza della norma. E infatti in Eden questo spirito ha spinto l'uomo e la donna a nutrirsi dall'albero della conoscenza del bene e del male, vero o no? Ma lo ha tenuto lontano dall'albero della vita. Perché? Perché il diavolo vuole convincere gli uomini che la loro giustizia derivi dalla legge, mentre la volontà di Dio è che la giustizia dell'uomo derivi da suo figlio. Ascoltate, ne parleremo meglio domattina, ma voglio anticiparvelo. I demoni agiscono, gli spiriti, secondo una gerarchia. Ci sono demoni minori e demoni maggiori. I demoni minori sono quelli che si occupano delle cose che sono più facilmente riconoscibili: peccati sessuali, magia, stregoneria, immoralità, fornicazione, invidia, gelosia, quello che... I demoni maggiori sono quelli che spingono l'uomo verso il legalismo e la religione. Tant'è vero che quando il figlio di Dio ha messo i suoi piedi sulla terra, beh, se io avessi il nemico numero uno manderei contro di lui le armate principali, vero o no? Satana non ha mai mandato una donna a sedurre Cristo. È vero o no? Non ha mai mandato ambiti di peccato umanamente riconosciuto. Qual è stata la forza che si è opposta a Cristo? Il legalismo dei farisei. I livelli più alti dell'azione del diavolo sono il legalismo e la religione. Quelli più piccoli si occupano dei peccati ordinari, tra virgolette, che sono distruttivi allo stesso modo. Ma i demoni maggiori si occupano di livelli spirituali, religione e legalismo. E infatti Gesù, durante tutto il suo ministero, si è trovato a cozzare contro questo spirito di religione e di legalismo che voleva spingere l'uomo a credere che egli trasgredisse la legge di Mosè. È vero o no? Perché il fine del diavolo è quello di convincere l'uomo che la sua giustizia derivi da ciò che fa e dall'ubbidienza a comandi, mentre la volontà di Dio è sempre stata che la giustizia dell'uomo derivi dal figlio di Dio. Voi direte, ma allora perché Dio ha dato la legge? Lo spiega Paolo nella lettera ai Romani, con queste parole. Dio ha rinchiuso, ripetete con me queste parole. Ok, rinchiudere è libertà o prigionia? Dio ha rinchiuso ogni cosa sotto la legge per poter fare grazia a tutti. Perché rinchiudendo ogni cosa sotto la legge, ogni uomo veniva dichiarato colpevole. Quindi ognuno veniva messo sullo stesso livello e chiunque poteva essere gratuitamente e liberamente salvato attraverso la fede nell'opera di Cristo. Amen. Adesso che comprendiamo che il diavolo è ancora oggi convinto di essere il custode della giustizia e il ruolo del diavolo è lo stesso di quello che ha un pubblico ministero in un tribunale. In un tribunale ci sono dei personaggi stabiliti, c'è un giudice, c'è un'accusa,
c'è una difesa, c'è un imputato. Mi state seguendo? L'imputato è l'uomo, il giudice è Dio, l'accusatore è il diavolo, l'avvocato è Cristo. Amen. Il ministero della pubblica accusa è quello di custodire il codice penale, vero o no? E di punire tutti coloro che trasgrediscono il codice penale. Questo codice penale è la legge di Dio. Perché Satana si comporta come il custode della legge di Dio. Ecco perché è uno spirito religioso. Ed ecco perché si trova perfettamente a suo agio in un ambito religioso. Ne volete un esempio? Qual è la prima volta in cui Satana si manifesta nel ministero di Cristo? È nel Vangelo di Marco, all'inizio, capitolo 1. E sapete dove? Non in un postribolo, non in una casa di tolleranza, in una sinagoga. Che cosa viene custodito in una sinagoga? La legge. E il primo demone che si manifesta nel Vangelo di Marco, in tutti i Vangeli, con Cristo, è all'interno di una sinagoga. Quando la grazia entra, la falsa giustizia viene subito messa in luce. Predica la grazia e vedrai subito cosa c'è nel cuore delle persone. Amen. Adesso ve lo faccio vedere in maniera chiarissima qui. Zaccaria capitolo 3 verso 1-5. L'imputato qui è un sommo sacerdote, niente di meno. Non un semplice ebreo, ma il sommo sacerdote Giosuè, cioè colui che era stato incaricato della ricostruzione del Tempio dopo la deportazione a Babilonia. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. La parola accusare qui è il verbo Shatan, Satana. Egli è l'accusatore e quello che lui fa è accusare. Ma tu non puoi accusare qualcuno se non c'è una trasgressione e non può esserci una trasgressione se non c'è una legge. Mi state seguendo? Ora, dov'è la particolarità? Il fatto che Satana stia alla sua destra. Perché la destra non è il luogo dell'accusa, la destra è il luogo della giustizia. Amen. Infatti la parola yamin in ebraico vuol dire sia destra che giustizia, esattamente come in inglese. In inglese destra è right e diritto giustizia è right. Perché per gli antichi tutto ciò che veniva da destra era buono e tutto ciò che veniva da sinistra era malvagio. Infatti quando tu fai un incidente, l'assicurazione tua come lo chiama? Hai fatto un sinistro. È così o no? Attenti, Satana sta accusando il sommo sacerdote Giosuè dalla sua destra, cioè dal luogo dove dovrebbe essere predicata non la condanna, ma la giustizia. E questo è ciò che accade spesso nella Chiesa. Dal luogo dove si dovrebbe predicare la giustizia si predica l'accusa. Perché? Perché se tu predichi la legge stai predicando l'accusa. Perché se predichi la legge chiunque ti ascolta l'ha infallibilmente trasgredita. Invece la predicazione del Vangelo è la predicazione non dell'accusa ma della giustizia, poiché in esso, lo vedremo dopo, Paolo dice, la giustizia di Dio è rivelata, da fede a fede. Mi state seguendo? Il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. Ora, perché Giosuè era vestito di vesti sudice? State attenti, non si sta parlando di vesti fisiche. Il libro di Zaccaria è un libro profetico, quindi parla di cose spirituali, ma ne parla in maniera visiva, ok? Il problema non è che non si era cambiato. Ciò che era sudicio era il suo cuore, ciò che lui sentiva sporco, meglio ancora, era la sua coscienza. Ti capita mai di sentire che non sei completamente a posto col Signore? E che magari proprio nel momento in cui hai combinato qualcosa e dici io non sono adesso adatto a pregare, adesso mi sento proprio una schifezza, viene il fratello che ti dice preghi per me per favore, ma è successo? No fratello, sto digiunando dalla preghiera in questi giorni, vai dal pastore, vai avanti. Perché il sommo sacerdote Giosuè era in queste condizioni? La risposta è nel libro di Esdra. Guardate, quello che qui accade in maniera fisica
accade nel mondo spirituale, pari pari. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda. L'azione del nemico è sempre un'azione di scoraggiamento, l'azione dello spirito è sempre un'azione di esortazione. Infatti Paolo dice: la profezia è data per esortare, vero o no? Edificare, incoraggiare. Lo Spirito Santo è uno spirito consolatore, non scoraggiatore. Ma l'azione del nemico è sempre quella di scoraggiare, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Il piano di chi? Del sommo sacerdote Giosuè, che era quello di costruire il Tempio. Oggi potremmo dire edificare la Chiesa di Cristo. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia, sotto il regno di Assuero, al principio del suo regno. Attenti, scrissero che cosa? C'è sempre un'accusa che paralizza la nostra vita. Ti è mai capitato che un'accusa in qualunque area, può essere un insegnante che ti ha accusato di non essere bravo abbastanza, un genitore di non essere ubbidiente e buono abbastanza, un ministro che può averti messo addosso un'accusa che non sei cresciuto spirituale o santo abbastanza, ma c'è sempre un'accusa, state attenti, alla base di un'azione demoniaca. Amen? Lo vedremo domattina in maniera particolare. Scrissero un'accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Vai avanti. Verso 15. Si facciano delle ricerche, questa è l'accusa che fu scritta dagli accusatori. Si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri, e nel libro delle memorie troverai e apprenderai che questa è una città ribelle. Si parla di Gerusalemme. Ecco perché in Zaccaria l'angelo dice: il Signore ha scelto Gerusalemme. Quando il diavolo ti accusa, Cristo dice: il Padre lo ha scelto. Il Padre lo ha scelta. Non importa qualunque accusa sia stata gettata su di te dal diavolo in persona nella tua mente o da persone che lui ha manovrato, per ogni accusa che è stata messa su di te, la verità è che Dio ti ha scelto. Amen. È una città ribelle, portatrice di sventure a re e province, e fin dai tempi antichi ci sono state rivolte. Per queste ragioni la città è stata distrutta. Noi facciamo sapere al re che se questa città viene ricostruita e le sue mura vengono rialzate, tu non avrai più il dominio su questo lato del fiume. Vai avanti. Verso 24. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio. Perché il Signore possa bloccare la mia e la tua vita, deve esserci spazio per un'accusa nella tua vita. Mi state seguendo? L'accusa, Satana vuol dire accusatore. Quale sarà la sua funzione? Accusare. Dal momento che un'accusa passa nella tua anima, tu ti sentirai sporco davanti a Dio e la tua fede sarà paralizzata. Volete un esempio all'opposto? Giacomo nel capitolo 5, credo sia il verso 16 della sua lettera, dice così: molto può la preghiera del giusto. L'accusa ti fa sentire peccatore e ti paralizza. La giustizia fa sì che la tua fede possa molto. Quindi se il diavolo vuol paralizzare la tua fede, basta che ti faccia sentire sporco attraverso l'accusa. Amen? Ma molto può la preghiera del... È solo quando hai la rivelazione della giustizia di Cristo in te che la tua fede può fare miracoli e muovere le montagne. Amen. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia, più di 2 anni, tutto fermo. Perché? Perché un'accusa passò. Mi state seguendo fin qui? Andiamo avanti. Torniamo a Zaccaria 3. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Attraverso la sua morte e risurrezione i nostri peccati sono stati completamente pagati, perdonati, lavati, cancellati. Amen. Completamente. Ma state attenti qui.
qui si parla di bestia, ma io dissi, il profeta dice, gli sia messo sul capo un turbante pulito. Sai perché? Le vesti sono la tua giustizia, ma il turbante copre la tua mente. Occorre che la nostra mente non dia più spazio a nessuna accusa. Solo quando la tua mente sa alla rivelazione che Cristo ha pagato perfettamente per te e ti ha reso giusto agli occhi di Dio, la tua mente, come dice Pietro, viene cinta dalla verità. Cingete i vostri fianchi, vi ricordate? Un'altra traduzione dice i lombi della vostra mente da una cintura di verità. Finché nella tua mente tu non sai, non hai rivelazione che tu sei puro e giusto agli occhi di Dio, non riuscirai a vedere le vesti bianche sul tuo corpo. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. Attenti, prima il turbante pulito e poi le vesti. Perché tu sei la giustizia di Dio. Ma finché non lo vedi con i tuoi occhi e non lo realizzi con la tua mente, non cambierà niente. Allora, prima viene il turbante. Io so che sono stato giustificato. Io so che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Questa rivelazione protegge la mia mente, perché il bombardamento delle bugie del diavolo è nella mente e di conseguenza io posso vedere la mia vita rivestita della giustizia di Cristo. Qualcuno gridi alleluia. Ascolta dunque Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio, non Mosè. Io faccio venire mio figlio. La giustizia non viene dall'adempimento della legge. La giustizia viene dall'offerta della carne e del sangue di Gesù Cristo al Padre. E dove lo si vede bene? Nel sacrificio di Caino e nel sacrificio di Abele. Figura di due tipi di credenti: quelli che vivono per il merito, per l'adempimento al comando, per i loro sforzi, per le loro capacità, e figura di quelli che riconoscono che non hanno niente da dare a Dio se non ciò che Dio ha provveduto l'agnello. Caino offrì i frutti dell'orto, è vero o no? Cioè il suo lavoro. Sai qual è l'unica cosa che Dio accetta da noi? Ciò che Lui ci dà. Perché Dio accetta solo la perfezione. Ecco perché ti puoi rilassare, perché il Signore non cerca né il tuo esatto, né il tuo sforzo, né i tuoi sacrifici. Il Signore accetta soltanto il sacrificio che Lui ha provveduto. Amen. Che è l'eterno e perfetto agnello di Dio. Abele, il cui nome vuol dire Dio è papà, Abel, sono i figli di Dio che vanno dal Signore a dire: Signore, io non posso portarti assolutamente niente, perché tutto ciò che nasce in me è peccato. Io so che in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Romani 7. Di conseguenza, l'unico sacrificio che posso portarti è il sacrificio di tuo figlio. Tuo figlio è morto per me e ha messo a posto ogni cosa nella mia vita. Il Signore guardò con favore, ripetilo con me, Abele la sua offerta, non l'offerta e Abele, Abele l'offerta. L'offerta rende favorevole te agli occhi di Dio. L'offerta di Cristo, fondare la tua giustizia e la tua vita solo su Gesù Cristo, produce il favore di tuo padre sulla tua vita. Ma non guardò con favore Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato. E chi vive per le proprie opere, chi vive per il legalismo, chi vive per le proprie capacità, è sempre arrabbiato. Tu vai su Facebook, hanno sempre da lamentarsi di qualcosa, hanno sempre qualcuno da accusare, hanno sempre da puntare il dito contro, perché la santità di Dio, ehi, c'è solo uno che si considera il custode della santità di Dio, ed è un cherubino caduto.
Noi non siamo i custodi della santità di Dio, noi siamo i destinatari della grazia di Dio. Secondo la legge, la santità è la condizione per. Nella grazia, la santità è il frutto. La grazia di Dio non mette da una parte la santità. La grazia di Dio non mette da una parte l'ubbidienza. Assolutamente. Ma mentre nel regime della legge delle opere quelle sono le conseguenze, le condizioni, nel regime dello spirito questi sono i frutti. La grazia di Dio ti porta a vivere una vita obbediente. La grazia di Dio ti porta a godere della santità di Dio. Quindi la grazia non mette in secondo piano la santità, assolutamente, ma la riconosce come dono e non come merito. Amen. 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 Infatti guardate la pietra che io ho posto davanti a Giosuè. Sopra un'unica pietra stanno sette occhi. Ecco, io vi inciderò quello che deve essere inciso, dice il Signore degli eserciti. Perché? Perché era stata scritta un'accusa. Deve essere scritta una giustificazione. Amen. Ricordatevi questo, tutto ciò che avviene nel mondo spirituale avviene in modo legale. Sì. Non c'è il più o meno nel mondo spirituale, non è come l'Italia. Sì, hai fatto quello, ma troviamo il modo di uscire. Nel mondo spirituale non si bleffa, si va per verità e per giustizia. Mi state seguendo? Era stata scritta un'accusa e Giosuè era sotto quell'accusa, è vero o no? Adesso deve essere scritto l'atto di, come si dice in termini giuridico, di assoluzione. E questo è l'atto di assoluzione. Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. In un solo giorno Cristo ha pagato, Cristo è morto, Cristo è risorto, l'iniquità è tolta e Satana non ha più nessun capo d'accusa per accusarti davanti a te. Amen. Voglio farvelo vedere in maniera un po' più chiara. Vai avanti. Prima Pietro 5,8. Tutti conoscono questo passo. Dice così: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, adesso vedremo dopo, questo termine avversario è bellissimo nel greco. Il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente, ripetetelo con me. Cercando chi possa divorare, resistetegli stando fermi nella fede. Qui dentro c'è tutto il ministero di liberazione. Che non è solo quello che crediamo noi, prendere autorità, vedere qualcuno gridare. Sì, questa è una parte del ministero di liberazione. Fratelli e sorelle, il ministero di liberazione è molto più ampio. Amen? Molto più ampio. E riguarda la vita di tutti i giorni. Non vivere sotto la depressione è liberazione. Non vivere sotto la paura è liberazione. Non vivere con il senso di colpa è liberazione. Non vivere difficoltà a pregare è liberazione. Amen. I demoni si possono cacciare, i dardi vanno spenti. Amen. Attenti, non dice che il diavolo è un leone ruggente. Dice come un leone ruggente. Il diavolo non è un leone. Nel libro dei Proverbi, al capitolo, vai avanti, 19 verso 12, dice così: l'ira del re, chi è il re? Il diavolo? No, chi è il re? È Gesù Cristo. È come il ruggito di un... Chi è il leone? È Gesù. Gesù è chiamato il leone della tribù. Ok. Quindi cosa? Se l'ira del re, l'ira di Dio, ascoltatemi, è come il ruggito di un leone. Se il diavolo va in giro come un leone ruggente, vuol dire che va in giro come Dio arrabbiato. E che cosa fa credere alle persone? Che Dio si è arrabbiato con te. Quando vedi l'immagine intendo l'idea di un Dio arrabbiato, non stai vedendo tuo padre, stai vedendo il diavolo travestito da un Dio arrabbiato. Qual è il ministero del diavolo e dei suoi accoliti? Non solo dei demoni, anche di quelli che hanno carne e sangue. Portare l'immagine di un Dio arrabbiato.
Perché se io riesco a farti vedere che Dio è arrabbiato con te, tu starei ben lontano da Lui. E infatti, l'ira che cosa produce? Paura. Dopo il peccato Adamo che cosa ha provato? È andato verso Dio? No, si è nascosto e si è coperto con le sue opere. Mi state seguendo? Il diavolo è pericoloso qui. Perché se lui riesce in qualche modo ad allentare la tua vicinanza da Gesù, riuscirà a farti sua preda. Ed ecco perché il diavolo odia così tanto la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio ti toglie la condanna attraverso il Vangelo e ti rimette tra le braccia amorevoli di papà. Amen. Ma il suo favore è come la rugiada dell'erba. In Isaia 54 è scritto: come io giurai di non mandare più le acque del diluvio, così io giuro su me stesso di non spaventarti, di non minacciarti più. L'ha giurato. Dio non si arrabbierà mai più con noi. Ma Dio ha la sua ira, sì, e ascolta, è stata scaricata tutta, completamente, eternamente sul suo prezioso figliolo al Calvario. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Il castigo su di lui, la pace su di noi. Amen. Ma lui che cosa fa oggi? Va in giro travestito da Dio arrabbiato, come un leone ruggente. Dio è arrabbiato con te. Sai quanti credenti mi scrivono e mi dicono: forse il Signore ce l'ha con me? E il diavolo è riuscito a fare il suo ministero. Amen. La predicazione del Vangelo è il ministero della riconciliazione, è il ministero della giustizia. Come c'è un ministero della condanna, e Paolo lo dice in 2 Corinzi 3, cos'è il ministero della condanna? La legge. Così c'è un ministero, come sulla terra, un ministero di grazia e giustizia. Hai mai fatto caso che anche nella giurisdizione umana il ministero si chiama grazia e giustizia, perché è la grazia di Dio che ti rivela la giustizia di Dio. Vai avanti. Guardate questo. Genesi 15:1. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, Abramo. La prima parola che viene rivolta ad Abramo è non temere. Perché? Perché c'è qualcuno che è uno spirito di paura. Sapete che la paura è uno spirito. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, forza e dominio di sé, è vero o no? Se non ci ha dato uno spirito di paura, vuol dire che la paura è uno spirito. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. Vi siete mai chiesti perché il Signore abbia detto queste parole? Lo scudo serve per difendersi. Perché da quando Abramo riceve la promessa a quando Isacco nasce passano molti anni, e negli anni che ti separano da una promessa al suo adempimento, sai quante volte il nemico bombarda la tua mente dicendo: Dio ha mentito, non era vero nulla, o forse tu hai fatto qualcosa che ha fatto saltare. Ah, questo è glorioso. L'ho sentita durante il lockdown del Covid. Qualcuno profetizzò, tanto non facciamo nomi, che il Covid sarebbe sparito entro il mese di aprile. Quando poi si vide che noi eravamo ancora chiusi in casa nel mese di aprile, gli chiesero: ma tu avevi detto, ma la Chiesa non si era ravveduta abbastanza? Cioè, fammi capire, la parola profetica dipende dalla risposta dell'uomo. Posso dirvi qualcosa? Dio ha promesso il Messia in Genesi capitolo 3, è vero o no? Tra Genesi capitolo 3 e Matteo capitolo 2, la nascita di Gesù, l'umanità e il popolo di Israele ha fatto tutto quello che doveva fare? No. Ha adempiuto la sua promessa il Signore? Sì. Quando il Signore promette, promette. Amen. Non dipende dalla tua fedeltà, dipende dalla sua fedeltà. Amen. Io sono il tuo scudo. Abramo doveva essere protetto da ciò che il diavolo avrebbe messo nella sua mente da quel momento in poi. Ma che cos'è questo scudo? Guardate cos'è questo scudo. Vi dico queste cose perché noi abbiamo bisogno ogni giorno di questo scudo. Amen. Vai avanti. Quattro versi più avanti. Poi lo condusse fuori e gli disse:
guarda il cielo e conta le stelle. Ma questo verbo conta, safar, non vuol dire solo conta, ma vuol dire raccontare. Cioè, leggi il Vangelo nelle costellazioni. Attenti, l'astrologia è un'opera demoniaca. Amen? È un'opera occulta, ma l'astronomia è una scienza. Il diavolo, non potendo creare niente di nuovo, prende ciò che Dio crea e lo stravolge, affinché invece di portare vita porti morte. Dio ha creato il sesso per dare vita all'uomo. Sei nato da lì, insomma, più o meno, tu. Siamo nati da qualcosa che hanno fatto papà e mamma. Eppure quante vite distrutte dal modo in cui il diavolo perverte la sessualità. Ciò che dovrebbe dare gioia e vita porta morte e distruzione. Stessa cosa è questa. Dio ha creato le costellazioni dalla Vergine, perché il calendario ebraico inizia a settembre, fino al Leone, non per usarle come astrologia, ma per raccontare una storia di una Vergine che avrebbe partorito un figlio. E su per ogni segno, raccontando il Vangelo fino al ritorno in gloria del suo figlio che tornerà come un leone. Amen. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Cioè, la tua discendenza, Cristo, è scritta nelle stelle. Egli credette al Signore. Attenti, egli contò questo come giustizia. Che cosa è lo scudo? È la giustizia che viene dal Vangelo. Quando tu credi nel Vangelo e dichiari che non sei più un peccatore, ma sei la giustizia di Dio, nessuna arma che il diavolo fabbrica può colpire, perché l'accusa di un pubblico ministero può colpire un colpevole, ma non un giusto. Chi accuserà, ascoltate, chi accuserà gli eletti di Dio, Dio è colui che li giustifica. Amen? Andiamo verso la fine. Efesini 6:16. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede. In che cosa? Nel messaggio del Vangelo. Cristo è stato condannato, tu sei stato giustificato. Non c'è più nessun diritto di accusarti. Infatti, vai avanti. Dice così: cercando chi possa divorare. Il diavolo non può divorare chi vuole. Sta cercando, nel percorrere la terra, chi possa divorare. Sapete chi sono coloro che lui può divorare? Coloro che credono che la loro giustizia dipenda dalle opere. E sapete perché? Perché inevitabilmente sarai trovato mancante. Se per te Cristo è solo una parte della tua giustificazione, come credono molti. No, io credo in Gesù, ma credo anche nei 10 comandamenti. No, io credo nella grazia, ma Gesù non è venuto ad abolire la legge. È vero, non è venuto ad abolirla, è venuto a compierla. E così non c'è più bisogno che la compiamo noi, è stata soddisfatta una volta per tutte. Nella sua vita giusta e perfetta. Ma chi può divorare? Coloro che vogliono vivere per opere. Coloro per cui, sentite la gravità, il sacrificio di Gesù Cristo non è abbastanza. Sapete, non esiste una bestemmia più grande di questa. Sì, io credo in Gesù, ma io credo nella grazia di Dio. Grazia di Dio vuol dire che tutto ciò che ricevo da Dio lo ricevo per suo merito, attraverso l'opera finita di Cristo. Quando io dico io credo nella grazia, ma aggiungo qualcosa accanto, sto dicendo che il sacrificio di Cristo non è stato sufficiente per giustificarmi completamente. Ed ecco perché il Signore mandò una nuvola a coprire Pietro quando Pietro la stava sparando grossa sul monte della trasfigurazione. Signore, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tempi. Una per te, una per la legge e una per i profeti. La grazia sullo stesso piano della legge e sullo stesso piano dei profeti. Poi a un certo punto quella scena va via e la Bibbia dice che quando si rialzarono non videro nessuno se non Gesù solo. La fede in Gesù solo. Amen. Vi avevo detto che vi avrei detto qualcosa su questa parola, l'avversario, perché questo è uno dei titoli del diavolo.
Questa parola nell'ebraico è Shatan, ma nel greco è ancora più rivelante, perché il termine avversario in greco è antidikos. E la parola antidikos è formata da due parole, una preposizione e un nome. Anti vuol dire che si oppone a. Anticristo. Antipatico, antipiretico, contro. Dikos, sapete cosa vuol dire dikos in greco? Vuol dire giusto. Chi è Satana? Qualcuno che si oppone alla giustizia per fede. Come mi difendo da lui? Dichiarandomi giusto per fede. Io sono il tuo scudo. E se io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Wow! Vedete che la chiave della liberazione è il Vangelo. Resistete chi stando fermi nella fede in che cosa? Nella tua giustizia in Cristo. Qualunque cosa lui possa scatenare contro di te, non devi metterti a far chissà che, le gare, principati, ehi no, no, devi fare solo una cosa, stare fermo nella fede. Io sono la tua giustizia perfetta, Signore. Questo è lo scudo della fede. Guardate quali sono i vantaggi di questo. Chiudiamo davvero. Isaia 54, 17. Nessuna, ripetetelo tutti insieme con me, nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Molti cristiani lo dichiarano, ma senza sapere quello che stanno dicendo. Perché la chiave è nelle parole successive. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai, va letta così. Se tu condannerai ogni giudizio che viene su di te, nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo. Non concentrarti sulle armi, concentrati sul giudizio. Non accettare mai nel tuo cuore un giudizio. Il Signore può correggerti e può riprenderti, ma non ti giudicherà mai. Sai perché? Perché ha giudicato suo figlio. Chi crede in me non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non accogliere mai un giudizio contro di te. Accogli una correzione, sì. Non fare l'errore di dire davanti a un fratello che con amore ti corregge, tu mi stai giudicando. Cerca di capire davvero se è il tuo orgoglino che sta parlando, se ti sta giudicando davvero, se ti sta amando e correggendoti. Perché vivere nella grazia non vuol dire non essere corretti, anzi, vi dirò di più. Sotto la legge, ciò che ti correggeva era la legge. Siccome noi non siamo sotto la legge, abbiamo bisogno di correzione, perché altrimenti siamo tori scatenati. Ma una cosa è la correzione e una cosa è il giudizio. Il giudizio produce condanna, la correzione produce vita. La lettera agli Ebrei dice, sul primo momento, non è che proprio ci rimani benissimo, ma dopo un po' produce un frutto di giustizia e di pace in coloro che lo accolgono. Amen? Ma correggere con amore. Si corregge con sapienza, si corregge con amore, ma mai far sentire la persona giudicata. Mi state seguendo? Quindi non dire, no, ma tu non mi puoi dire nulla perché sono sotto la grazia. Ehi, non hai capito la grazia di Dio? Quando tu senti un'accusa nell'anima, di qualcosa che hai combinato tempo fa che ancora ti pesa, ma è mai successo che sono cose che spuntano davanti agli occhi quando vi avvicinate al Signore? Non ci pensate mai quando siete al lavoro, non ci pensate mai mentre fate i vostri affari, ma quando c'è un momento in cui il Signore può usarvi, o tu vorresti pregare o devi pregare per una situazione, c'è qualcuno che ti dice, ma ti ricordi di? La Bibbia dice, io non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro trasgressioni. Se Dio non se ne ricorda, lasciali andare. Amen. Se tu non accetterai un giudizio nel tuo cuore, nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Posso dirvi, nell'ambito della liberazione, quante persone ho visto legate da spiriti che erano entrati nel momento in cui qualcuno aveva prodotto una ferita nell'anima attraverso una parola cattiva, un giudizio, una condanna. Su quella ferita si era innestato un demone. Ascoltate. Spesso, ma ne parleremo domattina, ve lo anticipo soltanto,
spiriti e demoni si innestano su una ferita. In poche parole, è come se nell'anima si creasse una ferita, un taglio, e un demone si infilasse in quell'area lì. E spesso è uno spirito dello stesso tipo della ferita che è stata ricevuta. Amen? Possono essere ferite fisiche, ad esempio persone che sono state abusate fisicamente, sessualmente, ma anche emotivamente. Si innesta uno spirito e è soltanto quando la persona realizza che quello per cui è stata accusata non gli appartiene più perché Cristo ha pagato, che quello spirito perde il potere e se ne può andare. Tutto è lì. Ragazzi, tutto è nella chiave della giustizia. Tutto è lì. E infatti guardate cosa dice. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Ok, vedete, si sta parlando un linguaggio giuridico, è vero o no? Giustizia, condanna. Quando io faccio una denuncia contro qualcuno, se questa persona è colpevole, la mia denuncia lo porta a una punizione. Ma se io denuncio qualcuno che è innocente, ascoltate, e il giudice riconosce che io l'ho denunciato ma lui è innocente, lui viene assolto ed io vado sotto processo per calunnia. Portiamola a noi. Il diavolo viene per accusarmi e mi porta in giudizio. Dal momento in cui dichiaro che quello che io ho fatto è stato pagato da Cristo e io risulto innocente, colui che è venuto per accusarmi se ne va imputato. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Il diavolo viene per condannarti e se ne va condannato. È bellissimo nel libro di Daniele, credo sia il capitolo 6, quando Daniele viene buttato nella fossa dei leoni. I leoni sono lì che festeggiano, è Natale, bel giovanotto, ce lo sbraniamo. La Bibbia dice che quando la mattina aprirono la fossa dei leoni, i leoni non avevano toccato Daniele, vero o no? Il diavolo va in giro come un leone. Perché non l'hanno sbranato? Ah, perché era un santo uomo di Dio. No, no, ai leoni piacciono i santi uomini di Dio, sono teneri, gustosi, buonissimi. No, no. Lo sai perché? Cosa dice Daniele al re? È come se tu parlassi a Dio. Loro non mi hanno potuto toccare, ascoltate le parole di Daniele, perché sono stato trovato innocente davanti a Dio. Quando tu dichiari che l'opera di Cristo ti ha reso giusto, innocente davanti a Dio, le fauci del leone sulla tua vita e sulla tua famiglia vengono chiuse. Wow. Questa è l'eredità, non il salario. Non deriva dalle tue opere, deriva dall'eredità che Cristo ti ha dato, dei servi del Signore, la giustizia che verrà loro. La traduzione dall'ebraico letterale è questa: la loro giustizia che viene da me. Allora, è loro o è tua? È la mia, ma l'ho data a loro, quindi è loro. Non la giustizia che viene dalla loro obbedienza, non la giustizia che viene dal fatto che non hai mai sbagliato, la loro giustizia che deriva dal mio sacrificio. Wow. Allora, quando tu hai fede in questo, nessuna arma contro di te porterà successo. Amen? C'è un proverbio di Salomone che dice così, sentite che meraviglia: come il passero vaga qua e là e la rondine vola, la maledizione senza motivo non raggiunge il traguardo. Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Vuol dire questo: tutte le streghe di questo mondo la notte si possono riunire per lanciare contro di te una maledizione. Ma come il passero vaga qua e là e la rondine vola, una maledizione mandata senza motivo non raggiunge l'effetto. Che vuol dire? Nessuna arma fabbricata contro di me riuscirà. Sapete quella parola senza motivo in ebraico com'è? È Hinan. Hinan viene dalla parola Hanan, che vuol dire grazia. Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, la maledizione per grazia
non raggiunge l'effetto quando tu vivi nella grazia di Dio, quando tu sai che la tua giustizia, la tua santità, la tua perfezione davanti al Padre non è tuo merito, ma è solo per grazia. Nessuna maledizione ti può colpire. Perché? Perché non è giusto che l'innocente sia colpito. Amen. Ed ecco perché il diavolo è chiamato Antidicos. Lui è colui che si oppone alla giustizia. Signore, solo la giustizia di Dio. E un fratello con la Bibbia in mano si alza e ti dice: tu chi credi di essere? Tu che hai peccato, tu non fai tutto quello che dovresti fare. Tu non hai pregato abbastanza, non ti sei consacrato abbastanza. Tu non hai fatto abbastanza. Tu sei ancora un peccatore e devi tremare davanti all'Eterno. Avete mai sentito parlare così? E da chi credete che venga quella voce? Non da quella povera persona, ma dai demoni di livello più alto, quelli che muovono l'area della religione. Vedete, in Giovanni capitolo 8, quando quell'adultera viene portata davanti a Gesù, a quei farisei non interessava un accidente dell'adultera. Sapete perché? Perché altrimenti l'avrebbero lapidata prima. No, no, loro volevano un motivo per accusare Gesù, dicendo questo: allora, tu, ovviamente non erano loro che parlavano, mi state seguendo? La nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà che operano dietro le persone. Tu hai scritto la legge, questa donna l'ha trasgredita. Adesso vediamo che cosa fai, come ne esci. Perché se tu non la condanni, il tuo trono non è più reso stabile dalla giustizia e il tuo trono è mio. Perché dall'eternità Satana vuole il trono di Dio. Ma se tu la uccidi, non sei il salvatore promesso. E come ne esci? C'era solo un modo in cui Gesù poteva uscirne: andare lui a pagare per lei. Amen. E in quel modo tutti i suoi accusatori se ne andarono e lei rimase sola con Gesù. Quando Gesù è la tua giustizia, ogni bocca di giudizio demoniaca si chiuderà e tu rimarrai insieme, intimo, al tuo meraviglioso Salvatore. Chiudo con questo. Si può avere un po' di due note di... non importa se non fai un canto, basta che tu ci faccia. Ultimo verso, penultimo. Lo faccio per lei, così intanto va a suonare. Guardate il riassunto di tutto quello che abbiamo detto. Io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Di cosa parla il Vangelo? La giustizia di Dio è rivelata. Ogni messaggio che ti lascia alla fine con un senso di giustizia è il Vangelo. Amen. E con questo davvero chiudiamo. Colossesi 2:3, ci possiamo alzare insieme? Sì. Questa dobbiamo leggere, questo è il riassunto di tutto. Domattina entreremo nello specifico, ma capite che non ha senso parlare di azione dei demoni se noi non sappiamo bene queste cose, perché queste cose ci collocano nella giusta posizione davanti al Padre. Amen. La rivelazione di queste cose ci permette di regnare in Gesù. Colossesi 2:13-15. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne. Sapete cos'era la circoncisione? L'inizio del vivere per legge. Chi si faceva circoncidere andava sotto la legge di Mosè. Amen? Entrava nel popolo di Israele e quindi andava sotto la legge. Che cosa sta dicendo Paolo? Non siete sotto la legge. Posso avere qualche amen? Non siete circoncisi. Avete un'altra circoncisione, quella del cuore, operata da Cristo. Non siete sotto la legge. Voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, non qualcuno, non i peccati fino ad oggi, non i peccati fino a ieri, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano. Vediamo di capire bene quello che Paolo voleva dire. Ex ale ipsas, avendo cancellato, traduzione, sapete cosa vuol dire ex ale ipsas? È un aoristo greco, vuol dire avendo raschiato via
la legge era stata incisa sulla pietra. Non è che sono solo stati cancellati, sono stati raschiati via. Non c'è più lo scritto nella pietra, perché la legge è scritta nei nostri cuori con il dito dello Spirito. Tocatemon keirografon, il manoscritto contro di noi. Keirografon, parola greca che viene da keir, che vuol dire mano. Keir, il chiropratico, è quello che ti scrocchia con le mani. La chiromanzia, che è una cosa demoniaca, è la lettura della mano. Keir vuol dire mano. Grafon vuol dire scrivere. C'è stata solo una cosa nella Bibbia che è stata scritta con la mano di Dio, e sono i 10 comandamenti, la legge. Quando Cristo è salito sulla croce, lui ha soddisfatto la legge e l'ha tolta di mezzo. Amen. Avendo graffiato via il manoscritto contro di noi, i cui documenti ci condannavano. Ecco perché non c'è più nessuna condanna. È come se fosse stato tolto dalla mano del diavolo il codice penale. E con cosa può accusarti oggi? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio li ha giustificati, mandando suo figlio in carne a prendere i nostri peccati e a pagarli legalmente per renderci totalmente giusti davanti a Dio. Inchiodato, e l'ha tolto di mezzo. Cosa ha fatto? Ah no, ma la legge non è passata. Cosa ha fatto con il manoscritto? L'ha tolto di mezzo, avendolo inchiodato sulla croce e avendo spogliato i principati e le potestà. Attraverso che cosa? Ciò che gli davano la forza, la legge. Esaudendo la legge, ha tolto la forza del diavolo. Ed ecco perché Paolo dice: la forza del peccato è la legge. Trasferendoci dalla legge alla grazia, ha tolto di mezzo la condanna, e il diavolo non ha più nessun diritto di condannarci, a avere autorità su di noi. Se tu hai bisogno di liberazione, ascoltami, il primo passo della liberazione lo fai tu, non io che vengo a cacciare quello spirito, lo fai tu sulla sedia. Abbiamo predicato per alcune volte il Vangelo a Napoli, dove c'era una sorella, tanto lo teniamo anonimo, che aveva una situazione spirituale di vessazione demoniaca terribile, da anni e anni e anni sotto liberazione. Quando il Vangelo ha fatto click nella sua mente e lei ha iniziato a vedersi come la giustizia di Dio, sabato sera, mentre tutte le persone erano intorno, si è alzata e è stata completamente in un attimo liberata. I demoni perdono forza, ascolta. Gli spiriti perdono forza, le malattie perdono il diritto quando tu dichiari di essere per grazia la giustizia di Dio, perché non è giusto che il giusto sia condannato, non è giusto che il giusto sia colpito, il giusto avrà sempre il favore e la benedizione di Dio sulla sua vita. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando di loro. Alziamo le nostre mani. Trionfando su di loro. Non hai bisogno di andare davanti al diavolo a dire: tu non hai autorità, ehi, il lavoro l'ha finito Gesù. Trionfando su loro per mezzo della croce, non della tua obbedienza. La tua obbedienza è il frutto di tutto questo. Il tuo cuore che cambia è il frutto di tutto questo, di un cuore che si innamora di un Salvatore così grande. Ma qualunque sia l'area, ascoltami, ora entriamo nell'amministrazione, qualunque sia l'area in cui il nemico ha un diritto sulla tua vita, che sia uno spirito che ti lega, che sia una malattia che ti opprime, che sia una condanna, una ferita, qualunque area in cui senti che il nemico ha una presa su di te, ricordati che ciò che chiude le sue fauci è dichiarare che sei stato trovato innocente davanti a Dio per la giustizia di Cristo che è stata messa su di te. Ogni volta che tu alzi le mani e fai la preghiera più potente che puoi fare, i demoni devono lasciare la presa legalmente. E sai qual è? Alziamo le nostre mani e ripetilo con me. Signore, io riconosco che in me, umanamente, non abita alcun bene, ma io credo che il tuo figlio Gesù Cristo ha preso carne e sangue, è venuto legalmente in questo mondo, ha preso legalmente il mio posto, ha soddisfatto ciò che io non potevo soddisfare. La legge in ogni suo punto
la giustizia che lui ha ricevuto l'ha impartita su di me. La sua opera a me come destinatario. Lui è stato condannato, io giustificato. Lui spogliato, io rivestito di giustizia. Lui morto, io nato di nuovo. Lui schiacciato, io innalzato. Lui incatenato, io liberato. E dichiaro che Gesù Cristo e la sua perfetta giustizia sono sulla mia vita, e che il diavolo, i suoi demoni, le sue malattie non hanno più alcun diritto di colpire la mia vita, perché io sono la sua giustizia in Gesù Cristo. E dichiaro in questi due giorni la sentenza di assoluzione rilasciata sulla mia vita e ogni catena spezzata per la grazia del lavoro finito di Cristo. E tutti i suoi figli gridarono Amen. Alziamo le nostre mani, andiamo a pregare adesso. Oia babababa, se iniziamo, prendi adesso la tua posizione di giustizia. Sei stato assolto e non c'è più nessun accusatore che possa accusarti. Le stesse parole che Gesù disse alla donna in Giovanni 8 le sta dicendo a te: figlio, figlia, dove sono i tuoi accusatori? Dov'è il tuo accusatore? Dichiara tu come quella donna: non c'è nessuno, Signore. Ripetilo con me: non c'è nessuno, Signore, nessuno che mi accusa, perché sono stato lavato, perché io innalzo non le mie opere, io innalzo il tuo sacrificio. Come Abele, io sto portando il tuo sacrificio al Padre, il sacrificio dell'unico e perfetto agnello di Dio, e questo è lo scudo della mia vita. E in accordo a questa giustizia, ripetilo con me, ripetilo ancora, in accordo a questa giustizia, ancora una volta, in accordo a questa giustizia, io dichiaro cessate le mie malattie, rotta ogni catena di vessazione demoniaca, espulso ogni spirito di paura, rotto ogni demone di condanna, spezzato ogni laccio sulla mia vita e sulla mia famiglia, nel nome e per la grazia di Gesù Cristo. Adesso, con questo scudo bene in alto, quello che abbiamo dichiarato, per qualche istante iniziamo tutti qui da casa a pregare in altre lingue. Hai baba batania baba baba seke le misheke. Oh dia tatania baba seke le bebe le roko. Yo she tata la gara ma seke le bebe le te. Tiri ama se ya gaga la baba ma tora baba se. She dia tata la gara ma se. Questo è il momento di liberazione. Questo è il momento in cui lo Spirito Santo ministra ciò che la verità della sua parola ha messo nella luce dei suoi figli. Tutte le mani al cielo in questo momento. Signore, ogni maledizione che venga dall'occulto, ogni spirito di stregoneria, ogni demone di morte, ogni spirito di impurità, ogni spirito di timidezza e di intimidazione, ogni demone di sterilità e di infertilità, ogni potenza demoniaca di malattia e infermità, noi in questo momento la dichiariamo incatenata, e al mio comando comandiamo che ogni presenza del nemico vada fuori dalla nostra vita. Tenete le vostre labbra socchiuse, non pregate, tenete solo le vostre labbra socchiuse. Al mio tre, nel nome di Gesù, che ogni catena si spezzi, che ogni malattia sia sanata nel nome di Gesù, che ogni demone spirito sia espulso, che ogni schiavitù sia allentata e che ogni figlio e figlia legata siano sciolti. Al mio tre, nel nome di Gesù. Uno, due, tre, go! In Jesus' name, si libera. Si libera, si sanata nel nome di Gesù. Durante
durante l'adorazione ho ricevuto una parola per una donna che ha un dito quasi completamente paralizzato da un problema di calcificazione. E non so se è qui o ci sta seguendo da casa, ma il Signore mi ha fatto vedere questo problema nei tendini e una calcificazione nella cartilagine di un dito, e che il Signore la scioglieva questa sera. Io dichiaro che ogni spirito di amarezza che ti ha tenuto legata fino ad oggi viene sciolto questa sera nel nome prezioso di Gesù, e che in questo momento tu puoi iniziare a utilizzare perfettamente questo dito che viene sciolto e sanato nel nome di Gesù. Amen. Per qualche minuto vogliamo ministrare. Se senti che il Signore sta operando, se vuoi che preghiamo su di te, fai un passo avanti. Se hai bisogno di tocco di liberazione da parte del Signore, il libro di Isaia dice: i tuoi cordami, nemico, si sono allentati, le tue funi non tengono più l'albero maestro. La predicazione della parola ha allentato questa sera. Adesso esci da questo gioco, fai un passo avanti e ricevi libertà stasera nel nome prezioso di Gesù. Quelle catene non ti appartengono più, la depressione non ti appartiene più, la maledizione non ti appartiene più. Sei stato riscattato, redento legalmente. Ricevi questa sera, ricevi. Alziamo le nostre mani anche sulle persone che vengono.